Giorno della partita è il giorno più bello della settimana. Oggi arbitro Trento-Venezia alle 17:30, posizionamento playoff della stagione in corso 2023. Due mani addosso! 10, questo si chiama hand checking, andiamo in là! Fischio base! Sono Silvia Marziali e arbitro la Serie A maschile. Hai fatto un po' di cardio? Vuoi fare un po' di. Vuoi fare la bici? No, per favore, ragazzi. Bravo. Questa palestrina è stata la prima cosa che ho visto quando sono salita in Serie A. Ero qui, ero a Trento. E quindi questa è la prima cosa che ho visto di questa palestrina, questo specchio così. È andata bene perché andavano piano. Era ancora una Supercoppa. Quando è stata invece la prima ufficiale di campionato, andavano come le schegge. Ti dicono tutti questa cosa, no? Quando sei esordiente in una nuova categoria. Tanto sono 10 giocatori, c'è una palla, c'è un canestro, tu devi fare solo quello che hai fatto fino adesso. Ok, poi entri in campo. Queste sono mine che schizzano, succedono un miliardo di cose contemporaneamente, sono doppio più grandi, più grossi e dici cavolo, beh, non è esattamente la stessa cosa. Cosa fai nella vita oltre ad arbitrare? Faccio il medico, sono un medico, che era il mio sogno sin da piccola, non ho mai pensato di fare altro, io volevo fare il medico. Adesso sono un ufficiale medico dell'aeronautica militare. Il tempo fuori dall'orario di servizio si recupera tutto, quindi ci si allena, si lavora al computer, si guardano i video. Gli arbitri si allenano. Questi sono i miei braccialetti in cui mi controllano. Ci seguono settimanalmente per vedere se facciamo quello che dobbiamo fare. Altrimenti mail, telefonatina. Che sta succedendo? Sono previsti 4 allenamenti la settimana. Considerando che essendo internazionale fai anche 2 partite alla settimana. La prima volta ci diedero questa fascia cardio con l'orologio e mi sono detta ma veramente questi ci controllano? La risposta è sì. Italia quest'anno ha messo questa grande novità che è un'applicazione che è la prima cosa che facciamo quando ci svegliamo la mattina. Quanto siamo stanchi, se abbiamo viaggiato, come mangiamo, mentalmente come stai? Che livello di stress raggiungi? Ti fa capire come poi la vita effettiva quotidiana vada a impattare sulla performance della partita. Gli arbitri sono degli atleti, siamo gli atleti della federazione. Io ho giocato con i ragazzi fino ai 16-17 anni, poi ovviamente gli ormoni, il testosterone mi hanno fregato, non potevo più giocare con loro, quindi sono passata a una squadra femminile. La mia allenatrice è quella che mi ha forzata a arbitrare la prima partita, mi ha detto oggi c'è, ero sempre in palestra, e mi fa oggi c'è un under 14 qualcosa, ci serve qualcuno, visto che sei qua, arbitrala te. Io dicevo ma Sara, ma veramente io, forza sbrigati, e quindi niente, ho iniziato così e poi ho fatto il corso. E poi ho iniziato a fare le promozioni impegnative. Mamma mia, impegnatissime. C'è stata una partita di promozione, ero ancora nelle Marche, c'era questo lungo, questo 5 gigante, enorme, io ero piccola, lui era molto grande. Prende una serie di schiaffi, si ferma e fa, ma non fischi? E io l'ho guardato, ho detto, sono rimasta zitta fondamentalmente, e questo ha posato la palla e se n'è andato. Io, ma se n'è andato, cioè il tempo andava, io pietrificata. Qui! No! Numero 52! Hold the baseline! Io arbitravo, che fosse promozione giovanile, che la partita che dovevo far dopo dovevo far meno errori di quelli che avevo fatto quella precedente. Manca poca settimana, ma tutti vogliono rimanere in Serie A, tutti vogliono entrare in playoff, tutti vogliono vincere lo scudetto. Noi abbiamo l'obbligo di stare insieme dalla mattina della partita, ma in realtà stiamo quasi sempre la sera prima a cena insieme, quindi non c'è un obbligo, ma in realtà lo facciamo tutti. Dipende da noi fare una gara difficile o facile. È una partita con due squadre che giocano anche in Europa, quindi io mi aspetto personalmente una partita fisica. Bravissimo. Patient whistle, bravissimo. Aspettiamo, attendiamo, vediamo. Aspettiamo il più possibile, poi quando vediamo un danno tecnico, chiamiamo.
La cosa fondamentale è che noi dobbiamo entrare dentro come un'unica entità, noi siamo una squadra, anche noi, non ce ne sono solo due, noi siamo la terza. Ci sono giocatori che hanno questa abilità. Bella azione, questo è stato veramente bravo in difesa, dobbiamo tenere da conto queste cose. È quello che avevamo detto! Anche noi giochiamo, anche noi perdiamo, anche noi vinciamo. Uno non lo direbbe mai, però la nostra vittoria è la partita perfetta. La fai mai? No. La partita perfetta non si è mai vista. Se qualcuno ha visto qualcosa diverso, non dobbiamo avere dubbio di per aiutare. Certo. Portiamo questa energia positiva sul campo anche, con sorriso, con divertimento e con il fischio giusto. La protesta più divertente o comunque dal giocatore o dall'allenatore? In una Serie C si alzò una persona dagli spalti e mi disse tipo a Barbie, tipo una roba del genere, e ho riso forte, cioè, ovviamente è imbarazzante, però ci sono queste in alcuni campi la battuta, cosa divertente. Uno mi insultò perché mi disse che non ero bionda vera, mi disse sì, tipo una cosa del genere, ho detto ma aspetta, sì, in effetti, vabbè, però questo è degradé va così, nel senso che la radice è più scura. Ci sono rimasta male, ho detto vabbè dai, settimana prossima al parrucchiere. Tre, c'è buono, occhio lì, occhio. Forse l'insulto non è la cosa peggiore. La cosa peggiore, secondo me, è quando ti guardano con sdegno, che ti guardano con quest'aria di sufficienza o come se tu fossi veramente una stupida perché sono una donna. Questa è la cosa che ti... Cioè, io entro in campo e sono un arbitro, non penso al fatto che io sia una donna che abbia il colore dei capelli biondo o altro. Quanto è bello lo scudetto? Tantissimo. Una cosa a cui nessuno pensa mai, secondo me, è il fatto che l'arbitro abbia una moglie, un marito, un compagno, una compagna, no? E quindi questo povero compagno o compagna deve accettare prima cosa che tu fai l'arbitro, quindi parti il sabato e torni domenica notte. E in più sei la compagna di un arbitro, quindi una persona che prende gli insulti, che non segna nessun canestro, che non fa divertire nessuno. Quindi vai a vederti sta partita. Brava, bel fischio. Infatti io ogni tanto vorrei qualcuno che mi dicesse brava, bel fischio. Non me lo diceva nessuno, ma come? Allora, arriviamo al campo. Con gli ufficiali di campo andiamo a fare un check delle attrezzature. Cronometri, time machine se ce l'abbiamo, il precision time. Vai, dietro, avanti. Perfetto, è importante che c'è questo disastro. Ok Andrea, grazie. Torniamo negli spogliatoi, parliamo con gli ufficiali di campo. Come hai detto tu, il succo è molto semplice. Il problema non è fare gli errori, il problema è come li solviamo gli errori. Ok, che è successo? Tolga, toccata, anello, io devo fare 24, per errore ho fatto 14. Che problema c'è? Quante secondi abbiamo giocato? 2? Metti 12, metti 22. Spesso abbiamo i mini arbitri, che sono dei piccoli ragazzi che hanno iniziato da poco, a cui facciamo assaggiare il perché della Serie A. A 8 devi fischiare, è 7.56, vuoi sapere quanti mancini ci sono a sinistra e a destra? A dopo! Entriamo 20 minuti prima della partita, quei 20 minuti io se potessi... li toglierei, cioè io voglio entrare e voglio giocare subito, non perdiamo tempo nei 20 minuti, però così è. E poi iniziamo, finalmente iniziamo. Buona partita! Buona partita, ciao ragazzi! Buona partita! Buona. Per la palla 2, per questa penultima giornata di Serie A, Unipol-Sai, e questo Dolomiti Energia Trentino, Umana Reyer Venezia. Valido, palla a fondo, io sono qui e prendo la palla. La regola vuole che la prima cosa che ci diciamo è come si riprende il gioco, perché sia mai che siamo distratti e facciamo una cosa che non si deve fare. Sì, capito, era canestro, non era da tre, aspetta un momento. Ancora una giocata due tra Forlai e Udo. Da sotto con le gambe, fallo con le gambe. A chi? A te? Non ti ho visto lì. Quante arbitro donna ci sono in Serie A?
solo io. Sono la seconda dopo 30 anni. Siamo un po' indietro, eh. Quando io sono diventata internazionale in Europa, la Francia ce l'aveva, la Spagna ce l'aveva, la Russia ce l'aveva, la Turchia ce l'aveva. Perché? Bella domanda. Stesso metro, Pocio, stesso metro! Stesso metro, è una competizione, vai! No, è una stessa, onesto, di qua e di là abbiamo fiscato la stessa cosa. Prossima volta che mi dici, oh, va a finire diverso. È ora che basta! Comunque, in generale i suoi stanno parlando veramente troppo. L'ambiente impari. Io credo che la svolta che io abbia avuto su questo aspetto sia stata in Serie B, una partita con una grande tifoseria. E questa tifoseria mi ha insultato da 10 minuti del primo quarto alla fine del tempo supplementare, con dei cori che prendevano insomma sia la mia persona che il mio ruolo. Quella è stata, penso, l'ultima volta che ho pianto, perché sono entrata nello spogliatoio e ho pianto proprio di come sfogo, ero schiacciata. È come se ti premessero, hai dolore fisico. Arbitri piccoli, giovani, che hanno 16-17 anni, che vanno a arbitrare nelle giovanili, genitori che sono scesi, hanno afferrato la ragazza, la collega, o hanno spinto il ragazzo. Perché? Vedo però che la cosa positiva in tutto questo è che molte società stanno collaborando con noi. No, he's done that before. Yeah, after the push. Jordan, before. You know him better than me. Occhio! Palla a terra! You are right. Toccano pallone, you are right. I will. Però te, Walter. I will make a warning. Coach, una parola. I ragazzi non devono più toccare la palla dopo canestro, ok? Finito, non è buono. Bravo. Grazie mille. Tutto a posto? Sì. Uno è svenuto. C'è uno che è svenuto. Quando hanno chiesto a farlo, ha detto, hai visto? Ha detto no. E allora? Ma si stai chiedendo a farlo. È bianca! Sicuro, la palla ha toccato lui. È sicuro, l'ha rifatta lui. Ero attaccatissima, non vedevo niente. Vai avanti, piano, vai avanti. Adesso, primo 22 nero, tessitori last, ok, è black. Giusto. Palla nera. Palla di chi? Tu te? Onesto. Dai, abbiamo solo 10. Dai. Okay, ciao. Forza. Guarda quelli sotto, eccolo. Bene, Moreschini fino in fondo, due tiri liberi. Mano piena ragazzi, grazie. Ogni tanto qualcuno che ti dice brava, vedi? Buon fischio. Bene. Il basket è la mia più grande passione. Fare l'arbitro, prima cosa, tu puoi fare l'arbitro fino a 50 anni e oltre e hai il piacere di poter stare in campo tanto. Puoi goderti il campo, puoi vedere la pallacanestro da un altro punto di vista. Ti costruisci il carattere, ti metti di fronte a delle realtà che mai avresti immaginato. È incredibilmente sfidante. Devo dare il massimo perché i giocatori devono giocare. Moraschini proprio su Placcadori, rischia di recuperare il pallone, Moraschini, non c'è fallo, pallone per Spagnolo, attenzione che mancano 3 secondi, 2 liberi! Bravo! Ramos, colpisce, sono 2! Io vedo questo, il body. Bravo, normale! Numero 6, fallo normale, sono 2! And off before, eh?
in casa sua proprio contro Treviso. Parks, attenzione a quest'ultimo secondo con 9 decimi. Granger prova dall'arco. Granger, c'ho ancora il microfono. bravi. Grazie ragazzi. Partita è andata bene, penso bene, io mi sono divertita, ci siamo divertiti, siamo stati bravi, non è stata facile, è una bella partita fisica. Però fate, ecco, questo è difficile. Se è difficile qualcuno lo deve pur fare.